In attesa della Faradda, come da tradizione, il 14 agosto di primo mattino, nella sala di rappresentanza del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Giuseppe Mascì e delle cariche maggiori del gremio, con i due obrieri e tre anziani eletti, si è tenuto un momento clou, la cerimonia di vestizione della bandiera del gremio maggiore dei massai agricoltori, titolari della confraria del Poble. La corporazione di arti e mestieri più antica e prestigiosa di Sassari è arrivata alla vecchia sede della municipalità partendo poco prima da Palazzo Ducale. I massai erano i grossi proprietari terrieri e praticavano la coltivazione dei cereali. Infatti, tra i simboli della corporazione notiamo il grano e motivi floreali. Lo stendardo è bianco, la patrona è la Madonna delle Grazie, che ritroviamo sulla parte anteriore del candeliere. Subito dopo la vestizione, come di consueto, la bandiera è stata esposta dal balcone del palazzo. Una volta conclusa la cerimonia, il sindaco e la giunta hanno fatto visita alle sedi dei gremi per assistere alla vestizione. In questa occasione è avvenuta la consegna delle targhe agli obrieri, degli omaggi floreali alle donne dei gremi e delle medaglie portatori. I massai torneranno poi a Palazzo di Città a metà discesa, quando verranno ricevuti dal sindaco per l'investitura del nuovo obriere maggiore per il tradizionale brindisi a 100 anni. Poi la bandiera del gremio viene scambiata con il gonfalone del comune, il rito dell'intregu, cui segue un brindisi e l'invito al sindaco a unirsi al corteo, che sfilerà fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem per lo scioglimento del voto alla Madonna Assunta.